Ciao a tutti amici e bentornati sul canale di Raffia la Grande. Ragazzi, siamo in estate, fa caldo come oggi che si muore e quindi per andare a mare oppure in campagna dove vogliamo facciamo delle cose semplici. In questo caso oggi vi farò vedere una ricetta che si chiama torta frittata, facilissima, in un secondo si fa subito. Allora, che cosa ci serve? Ci serve un rotolo di pasta sfoglia rettangolare, poi ci vogliono 3 uova che si sono un po' rotte, 70 g di latte parzialmente scremati, 5 g di sale, 30 g di pane grattugiato, 100 g di formaggio, 10 g di prezzemolo e poi internamente voi potete mettere tutto quello che avete in frigo. Uno svuotafrigo lo chiamiamo. Io in questo caso metterò un po' di mozzarella, un wurstel e 100 g di cotto. Incominciamo con lo sbattere le nostre uova. Adesso andiamo a inserire il sale. Una volta che abbiamo inserito il sale, continuiamo con inserire il prezzemolo. Velocissima, non ci vuole niente. Poi la mettiamo in forno e voilà, il gioco è fatto. Continuiamo a inserire il formaggio. Inseriamo il latte. E alla fine, ovviamente, inseriamo il pane grattugiato. Allora, una volta che abbiamo inserito i nostri ingredienti, non ci rimane che inserire il nostro wurstel che andremo a tagliare a pezzettini. Lo facciamo a metà e poi lo spezzettiamo a due. Allora, abbiamo inserito il wurstel, adesso sto girando, adesso andremo a inserire il prosciutto cotto che lo andiamo a spezzettare. Adesso ci diamo anche con il prosciutto una giratina e adesso inseriamo per finire la nostra mozzarella. Come ho detto prima, quello che volete potete inserire, anche mortadella, pancetta, provolone, quello che avete mettete. Più mettete e più è buona questa torta. Allora, una volta che abbiamo inserito tutti gli ingredienti, andiamo a bucherellare la nostra pasta sfoglia che io ho già inserito in una teglia rettangolare anche. La misura della pasta sfoglia la decidete voi, però di solito sono sempre quelle le misure, quindi basta trovare una teglia per inserirla. Adesso andiamo a inserire tutto il composto e poi chiudiamo il tutto. Allora, ragazzi, adesso sto schiacciando per posizionarla bene, lasciamo poco poco i bordi più liberi per poterla un po' alzare. Una volta schiacciata e livellata per quanto è la pasta sfoglia, chiudiamo il tutto. Quindi prendiamo i bordi e la mettiamo sopra, sia da una parte che dall'altra. E poi chiudiamo i laterali. Dopo che abbiamo chiuso tutti e quattro i bordi, adesso possiamo infornare. Forniamo a 180 gradi, forno statico per 25 minuti. Abbiamo sfornato la nostra torta frittata e come vedete è venuta in questo modo. Guardate, internamente l'ho già tagliata, adesso la taglio a metà, un altro pezzettino. Ed eccola qua, guardate quanto è buona. Ragazzi, con questa frittata la potete portare dappertutto, velocissima come vi ho fatto vedere, non ci vuole niente. Beh, mi raccomando, ragazzi, sfollicciamo alla grande, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!